Eccoci qua, buonasera, siamo in diretta, giusto? Siamo in diretta. Io do il benvenuto a Marco Giovenale, a Gianluca Picconi e a Massimiliano Eccoci Manganelli. qua, buonasera, siamo in diretta, giusto? Siamo in diretta, io do il benvenuto. Adesso io comincio a sentire l'eco, però, perché i problemi ci sono. Allora, spero che non si senta l'eco. Dunque, io sono Antonio Sixti, c'è scritto sotto, siamo su TikTok, questo programma che il lunedì presenta i libri, i libri che escono per la casa editrice Tic Edizioni, da un'iniziativa che è nata dalla... Buonasera a tutti, già ci salutano. È un'iniziativa che è nata da un'idea di Michele Zaffarano e Emanuele Crauciar, e Michele Zaffarano, sempre assente ma presente in spirito, che è anche il direttore editoriale dei Chapbooks che Tic Edizioni pubblica. Uno di questi, noi stasera parleremo, abbiamo Marco Giovenale perché è uscito appunto per i Chapbooks diretti Michele Zaffarano, e l'ultimo libro di Marco Giovenale, dal titolo, eccolo qua, un titolo bellissimo. Io sono un feticista dei titoli, gliel'ho detto anche a Marco. Un titolo: La gente non sa cosa si perde, che è un titolo universale per me, cioè proprio la gente non sa cosa si perde. È un titolo che vale non solo per questo libro, secondo me. Quindi, poi faccio a mio modo la presentazione, ma insomma poi ci sono autorevoli, c'è Massimiliano e Gianluca che ne parleranno insieme a e dunque non ho altro da dire se non che a un certo punto probabilmente sì, c'è la possibilità anche di fare delle domande e quindi di intervenire. Salutiamo tutti quelli che si stanno mettendo in collegamento. Siamo in cross-posting anche sulla pagina di MTM Teatro di Milano, Facebook, e oltre che sul canale YouTube per chi non ha Facebook e niente. E adesso si entra nel vivo. Io do la parola a Marco. Se vuoi leggere qualcosa, Marco, dal libro, se ci vuoi immediatamente introdurre. A che cosa c'è in La gente non sa cosa si perde. Allora, leggo un testo che si intitola Demo. Sono bravi, piantano gli alberi, fanno una o la cassetta di legno. C'è tutto un perimetro di legno contenitore che loro fanno a cassetta come barriera, una o specie di recinto. Mettono dentro al recinto la terra contenuto. Poi mettono dentro che scavano. Quando hanno scavato, mettono dentro di qualcosa il come un prima dell'albero. Come fosse un albero, c'è un albero. Mettono dentro l'albero e hanno piantato un albero, esso è il grande albero della democrazia. Esso è il grande albero della democrazia. Questo albero produce frutti molto buoni, ma bisogna con grande attenzione. Questo albero produce frutti molto, ma bisogna con grande attenzione rispettare i semi, anche i semi sono molto e grande attenzione. Alcuni li assaggiano, alcuni se ne cibano. Quanti più alberi si piantano, tanto più si cresce la democrazia. C'è tutta una foresta, iniziano a parlarsi al telefono. Non sono più tanto, però comunque in campagna più tardi gli alberi e tutta la popolazione, a tutta, può essere felice perché tranne pochi, tutti quanti possono votare come sceglie la cosa migliore. Essi scelgono, essa sceglie. Spesso il motivo per cui le cose in una città procedono pulitamente e speditamente è perché in queste persone alberga una saggezza e tutte le persone decidono secondo questa. Le cose vanno limpidamente, speditamente, veloci, va tutto, sono i riti, piantano alberi, anche non della democrazia, piantano quanti altri alberi, alcuni sono alberi parassiti, come per esempio la robinia. Ha fama pessima, racconta sia una pianta parassitante, in effetti se ne trovano tristi, che stupenda. Cosa è piantare gli alberi? Piantare la democrazia con poco sforzo puoi avere si tratta di aspettare. Ecco, grazie Marco. Beh, vedo che comunque anche io, no, perché io ho scelto anch'io dei brani che poi leggo il lunedì quando faccio il video sull'intervallo. Devo dirti la verità che ho fatto
fatica a leggere ad alta voce, tu sei andato più veloce perché la scrittura la conosci, no? Con queste afasie dentro, però io mi sono divertito tantissimo a leggere il libro anche silenziosamente, perché trovo che sia un libro veramente divertente, cioè con queste, adesso io lo traduco, non sono un critico, quindi ti do semplicemente il mio, come dire, apporto di empatico nei confronti del libro, e dicevo che dovevo rileggere, leggere e rileggere questo per non fare errori nella lettura, perché poi dopo incidendo il video, ed è stato molto, da una parte mi ha messo dato la possibilità di dovermi concentrare in maniera molto precisa su quello che scrivevo, perché su quello che leggevo, perché comunque è una scrittura che appunto, come dire, si inceppa, poi torna indietro, poi va avanti, un po' una afasia totale, come se lo sguardo cominciasse ad andare in varie direzioni. Però non è compito mio parlare di questo libro, ma bensì io passo la parola a Gianluca Picconi come primo. Però gli devi dare il microfono, Emanuele, la regia. Ok, no, era colpa mia. Le cose più intelligenti le ho già dette poco fa, da adesso posso dire solo scemenze, insomma. No, stavo comunque ringraziando, sono contento di essere qui, ma anche un po' intimidito perché... E vabbè, al di là del mezzo con cui stiamo lavorando, che in questo modo non mi è molto familiare, sono anche un po' intimidito perché considero Marco Giovenale uno dei poeti più importanti e senz'altro uno dei più autocoscienti, no, tra tutti quanti quelli che ho avuto occasione di leggere in questi anni. La sua autocoscienza si manifesta, tra le altre cose, in un mi pare anche in una pianificazione notevole, no, delle varie uscite librarie, no, a cui assistiamo, e nella costruzione, quindi attraverso i suoi libri, di un vero e proprio percorso che diciamo così non è perfettamente lineare, va avanti e indietro, come recita uno dei primi testi, va in avanti, ma non solo, recupera continuamente, no, anche dal passato. E questo libro si posiziona all'interno della sua produzione, mi pare, diciamo così, in una direzione che è quella maggioritaria oggi, ma che forse diversi anni fa era ancora imprevedibile. Se leggiamo il referto di Vincenzo Ostuni, no, quello presente in Poeti degli anni zero, sui testi di Giovenale, una delle cose che vengono sottolineate è comunque la natura lirica del discorso testuale di Giovenale in quella data, da un lato, e dall'altro l'eliminazione della prima persona, scusate. Si dice un lirismo però in terza persona. Adesso mi pare che stia succedendo il contrario, no? In questo libro c'è una grande abbondanza di prima persona, però questa prima persona, curiosamente, no, sta in un libro che non può essere definito antilirico, no, ma va definito forse alirico, cioè completamente, diciamo così, capace di neutralizzare in blocco l'elemento lirico. Diciamo così, l'altra cosa che ci fa vedere come Marco sappia costruire i suoi libri, no, all'interno di un percorso che poi diventa un macro testo unico, è anche il fatto che questo libro ha, oltre al titolo bellissimo, un sottotitolo, Scatola d'entrata, e questo sottotitolo va inquadrato nella sua assoluta importanza. Scatola d'entrata, da un lato, indicherà, ma questo diciamo così, l'ho chiesto a Marco oggi pomeriggio, quindi lo dico perché me l'ha detto lui, da un lato va inquadrato come una, diciamo così,
metafora di, che inquadra Riblo nel rapporto con gli altri suoi libri, cioè una scatola d'entrata verso un percorso poetico o percorso, per meglio dire, scrittorio in atto. Però scatola d'entrata ci indica anche questo testo come un dispositivo, no? Per molti versi, fatto di parti e costruito in una sua consistenza che possiamo definire intratestuale, ben definita e precisa. E c'è poi un ultimo aspetto che vorrei notare, ed è un libro difficile da definire perché è un libro di testi in prosa per molti versi, o di prose che sono prose anche quando vanno a capo, no? Ed è quindi un esperimento che rientra pienamente in quella tradizione della prosa in prosa che Jean-Marie Glaize ha inaugurato, diciamo così, ma che qui in Italia si sta rideclinando secondo un percorso parzialmente diverso. Dico solo un'ultima cosa e poi lascio la parola agli altri. Jean-Marie Glaize, no, parlando di Le Mans, un suo libro, diceva che si potevano trovare diverse configurazioni di testi, no? Una di queste era una prosa letterale, astratta, semplificata e sottratta alla rappresentazione, dereferenzializzata. E direi che questa operazione di dereferenzializzare e di sottrarre alla rappresentazione è uno degli elementi più forti e più intelligenti che compaiono all'interno, tra i tantissimi che compaiono all'interno di questo libro. È proprio, diciamo così, un libro che in qualche modo distrugge, decostruisce la possibilità stessa della rappresentazione e con questa anche la possibilità della figuralità, quindi del fare metafora, dell'iperbole, insomma, di tutti gli orpelli e di quella che consideriamo la poesia tradizionale. Se posso, faccio da intermezzo prima di dare la parola a Massimiliano. Su scatola d'entrata avrei una, voglio dare questa metafora, cioè oltre a quelle, non ho chiesto a Marco cos'era la scatola d'entrata, però avete presente quando l'elettricista dice qui è la scatola d'entrata, che poi questa scatola d'entrata in realtà può essere anche per, come dire, le connessioni internet, quando vengono a sistemarti negli uffici vari, c'è la scatola d'entrata, poi in realtà in questo libro non c'è l'uscita, quindi secondo me si impazzisce lì dentro e quindi è come se le connessioni a un certo punto tornassero indietro e per cui hai questi continui salti avanti e indietro, afasici, che io trovo oggettivamente divertenti e impegnativi nella lettura ad alta voce, ma che poi continuamente rileggere a seconda di come leggi, anche ad alta voce o mentalmente, il flusso va avanti e indietro, oppure ti rispinge in avanti e ti catapulta in un altro luogo. Quindi è proprio come un po' quello, cioè la vedo proprio come la scatola degli elettricisti quando viene fatto un impianto elettrico. Ho detto una sciocchezza, magari no, insomma, passo a Massimiliano la parola. Grazie. No, io mi attacco proprio a te, alla scatola d'entrata, perché anch'io l'ho letta così, Antonio, quindi la scemenza nel caso è doppia, ti appoggio, nel senso anch'io l'ho letta nella chiave elettricistica, chiamiamola così. E la cosa interessante è che c'è il passo in cui si parla e si straparla di questa scatola d'entrata e fondamentalmente si dice che non c'è, che non si capisce dov'è, che forse è fuori, ma non è detto che sia fuori, per cui non è all'entrata, ma forse all'interno, non è mai detto, c'è gente che magari non la troverà mai questa scatola d'entrata. Ora, se usciamo dall'ipotetica metafora, potrebbe essere che questa è la chiave d'accesso alla scrittura di Marco Giovenale, ma questa chiave d'accesso forse non c'è, non si trova, è dentro il libro, è altrove, eccetera. Non è detto che sia qui. A questo proposito mi veniva in mente, e poi su questo vorrei interpellare Marco, se vorrà rispondere dopo, sul fatto che questo testo mi sembra un po', per alcuni aspetti, leggendolo mi è sembrato un po' un catalogo delle esperienze di Marco, no? Cioè,
nel senso, conoscendolo da svariati anni, mi è sembrato per alcuni aspetti quasi riepilogativo per alcuni elementi, come se fosse pensato come una sorta di greatest hits, diciamo, della sua scrittura, o eventualmente come un catalogo possibile, cioè in questo senso, quindi non come un greatest hits, ma come le tante possibilità della scrittura di ricerca, perché poi è un libro che ha moltissime varianti, diciamo, moltissime sequenze diverse, alcune in verso, lo pronuncio tra virgolette, alcune in una riconoscibilissima prosa, alcune basate su elementi addirittura fortemente letterari, altre no, eccetera. Insomma, dà conto della pluralità di voci che è la scrittura di Marco. Concordo col giudizio di Gianluca quando dice che è uno dei maggiori poeti contemporanei, e non dico soltanto la sua generazione, che è proprio la mia, ma in generale i poeti contemporanei, però è anche più inafferrabile per alcuni aspetti, perché insomma, quanti Marco Giovenali abbiamo conosciuto negli ultimi 20 anni? Parecchi, insomma, è abbastanza curioso. Poi insomma, su questo volevo parlare Marco, cioè, insomma, come è nato questo libro. E poi volevo dar conto, così un po' brevemente, di quello che c'è dentro dal punto di vista più che altro dei procedimenti. Mi sono un po' divertito appunto a vedere come sono, o come penso che siano costruiti questi testi. Allora, la prima cosa è abbastanza evidente, è il montaggio. Però non è il montaggio, siccome il termine viene dal cinema, continuo nella metafora cinematografica, non è il montaggio classico, non è il montaggio che si chiama il cosiddetto montaggio hollywoodiano, cioè quello che rende tutto fluido, per cui i tagli non si vedono e tu vedi una scena in cui ci sono 55 inquadrature e ti sembra di averne viste 3. No, è proprio il contrario, a me sembra un montaggio ultra esibito, in cui i tagli sono nettissimi, messi sotto gli occhi del lettore, come proprio le cesure, la sforbiciata, dicevamo l'altro giorno parlando con Gianluca, è proprio resa evidente e quasi plateale. A questo è collegato un meccanismo che era molto evidente in quello che ha letto all'inizio Marco, l'interruzione, che è un elemento molto ricorrente nella nostra scrittura, appunto, cioè questo taglio, l'interruzione continua di questi materiali, no? Per cui anche gli spunti, vagamente, ma molto, molto vagamente narrativi che ci sono, vengono immediatamente stroncati quasi sul nascere, sono dei punti, per esempio quelle parti autobiografiche per un certo periodo, per un periodo della mia vita, adesso cito a memoria, sono stato barista, per un periodo della mia vita sono stato cinese, eccetera, eccetera, da cui si potrebbero sviluppare pagine e pagine, in realtà durano pochissimo lo spazio di un lancio e di un'immediata interruzione. C'è una cosa che credo sia molto cara a Marco, che è il glitch, inteso in tutte le sue possibili interpretazioni, come errore, di solito errore indotto, più che errore preso e trasformato, ma proprio in questo caso appunto c'entra poi un po' di interruzione, come distorsione verbale e distorsione del materiale, se abbiamo presente più o meno quello che fa Marco con il parallelo lavoro visivo sul glitch, si capisce credo abbastanza bene. E poi quello ovviamente della manipolazione dei dati, insomma, cioè, dei materiali che vengono poi manipolati fortemente. E su questo si aggiunge un elemento fortemente metatestuale, per alcuni aspetti forse più che in altre opere precedenti, poi molto spesso c'è proprio il testo che sta indicando se stesso, sta riflettendo su se stesso, e qui mi era sembrato che ci fosse una cosa interessante, e sul metatestuale faccio un salto e salto al metaletterario, lo dicevo prima. C'è una sequenza, che è la sequenza 36, io le chiamo sequenze, adesso non so se Marco le chiamerà sezioni o cosa, ci sono dei numeretti insomma nel testo, che è quella basata su testi di Cavalcanti. I testi di Cavalcanti che sono per me una sorpresa, perché di solito ho sempre visto in Marco un uso abbastanza parco del materiale strettamente letterario,
ma invece un uso molto, molto ampio di materiali extraletterari, materiali, appunto, il cosiddetto SOUT, le cose cercate in rete, eccetera, o materiali visivi, eventualmente. Allora, la seconda domanda è questa, cioè come mai questa improvvisa comparsa? La cosa interessante è che Cavalcanti viene citato solo esclusivamente per un'ossessione, quella degli occhi, che rimanda, per me rimanda a un po' a quello che stava dicendo prima Antonio, alle fonti visive, che sono a volte persino più presenti, secondo me, nella scrittura di Marco. Quindi su questa seconda domanda mi fermo. Marco. Eccomi. Allora, intanto grazie perché, a Emanuele che ci ospita e a FIC in generale per aver accettato di stampare questa cosa stranissima e a suo rischio e pericolo. E a voi ovviamente per tutto quello che state dicendo, che un po' mi lusinga, che troppo un po' mi mette in condizione giustamente di ricorrere ai micro dettagli che a volte insomma è opportuno mettere in chiaro. Ecco. Qui vedo un commento che dice: scatola d'entrata e chiavi d'accesso mi fanno pensare molto ai multiversi di David Lynch. In Mulholland Drive c'è proprio la concezione di questo varco multidimensionale, una scatola lignea, guarda caso, perdonate il parallelo arrischiato, non è affatto arrischiato. Per me Lynch è uno dei più interessanti e più intriganti, chi segue il mio sito lo sa benissimo, autori forse il più interessante tra i viventi. Di cinema. Rispondo un po' a caso con gli appunti che ho preso. Scatola d'entrata, sì, è esattamente quello, cioè è proprio la scatola che gli elettricisti vanno a cercare quando non è esplicitamente collocata da qualche parte, per cercare di sistemare i disastri che in un appartamento inevitabilmente il tempo poi genera. In questo caso particolare io ho pensato, ma sono valide anche le altre interpretazioni che ho sentite, alla scatola d'entrata come a tutto il libro, cioè questo libretto qui è la scatola d'entrata dei cavi che portano la testualità che fa riferimento a quel piccolo strano arcipelago di testi che va sotto il nome complessivo di oggettistica. Oggettistica che è nata, cominciava a scrivere nel 2013, pian piano si è evoluta con un testo, macro testo effettivo, che poi prenderà quel nome e che da qualche parte poi comparirà, e poi invece in altri, al momento due testi, di cui uno è questo, la gente non sa cosa si perde, che è il primo che compare, perché mi sembra, lo considero proprio scatola d'entrata, perché compendia tutta una serie di meccanismi che poi verranno esauriti e diventeranno esaurienti, esaustivi e anche forse un po' insistiti nelle altre uscite. Quindi assolutamente sì, c'è il cavo d'entrata, questo è il libretto, e poi vedremo quali saranno le altre uscite, se ci saranno, ma credo di sì, spero di sì. E che sia riepilogativo questo testo, probabilmente sì, del discorso, probabilmente più che lirico, ovviamente, nell'accezione appunto che gli dava Vincenzo Stuni, generosissimo, nell'antologia dei poeti degli anni 10, ma diciamo riepilogativo più che altro del discorso in prosa, dei vari discorsi in prosa fatti negli anni, compreso quello delle endoglosse uscite nel 2004 per Viaggio Cefollare Edizioni, e quindi diciamo questo senz'altro sì. Il libro come è nato? È nato proprio da questo, è nato da una frammentazione e riaggregazione di materiali che nascono in maniera abbastanza esplosiva, improvvisa e abbondante, e quando ancora non era finita la fase invece più cut-up, eavesdropping e altre modalità di scrittura che fanno riferimento a altri libri usciti, tra cui quasi tutti, esce appunto nel 2010 o altri ancora che escono successivamente, e però nel momento in cui però stavano nascendo queste altre cose, e che si per il momento hanno tre nuclei: uno è oggettistica, il maggiore, ma questa è forse la chiave d'entrata, appunto la scatola d'entrata per questo arcipelago, per cui tengo particolarmente a questo libro, che è una sorta di
cesura anche rispetto al libro Quasi Tutti, che continuo a considerare importante, ma che era molto più ricco di proceduralità, diciamo così, quindi c'era molto più eavesdropping preso come tale, cut up preso come tale, riprese di addirittura descrizioni, cioè delle descrizioni di film, pezzi di copioni di film, eccetera. Ma era molto più esplicito lì. Qui invece molto materiale c'è in questo senso, ma è speso in maniera, spero, più introiettata, tant'è vero che non c'è moltissimo materiale di copia e incolla, ecco, molto, molto materiale proprio detto, parlato e soprattutto giocato in alcuni casi in maniera anche forse eccessiva e intenzionalmente eccessiva, come in demo che ho letto, sulla desemantizzazione delle particelle minime del discorso, quindi dall'articolo alle preposizioni, ai deittici, seguendo un percorso pressoché inverso rispetto a quello di un poeta che io amo moltissimo e che considero uno dei maggiori del secondo Novecento, se non del Novecento intero, che è Giuliano Mesa, che soprattutto nel suo libro I Quattro Quartetti, Quattro Quaderni, scusate, mette in rilievo fortissimo, anche per ragioni musicali, e non soltanto, ma soprattutto per ragioni musicali, appunto queste particelle minime, appunto però dando loro un rilievo quasi semantico non nell'ordine della comunicazione, ma nell'ordine appunto del suono, del ritmo, eccetera. Per me il percorso è quello inverso, cioè quello di desemantizzare, moltiplicare queste particelle, però asciugandole dall'ipersemantizzazione, dal rischio soprattutto di assertività, ecco, io insisto sempre su questa espressione. E, non so se ho risposto a tutto. Sul discorso del montaggio, sì, è vero, è giusto, l'ultra esibizione del montaggio, un po' come, sì, il riferimento è remoto, ma a mio avviso è validissimo tuttora, in Verifica incerta di Baruchello e Grifi, dove appunto il montaggio è squadernato. Ricordo un'intervista di Grifi in cui lui diceva, è classico, no? Voi state vedendo un film, c'è una porta che si apre, e improvvisamente vedete la persona che entra ripresa di spalle perché sta entrando. Lì c'è un taglio, è stato poi inserito un pezzo di pellicola in cui la protagonista, il protagonista viene ripreso dalle spalle, quindi abbiamo, e poi tutta una serie di, come giustamente detto Massimiliano, tutta una serie di spezzoni che sono numerosissimi e sembrano un po' pochi, sembrano una manciata. Ecco, questo è il riferimento, è proprio a un meccanismo che invece scalza questo orizzonte d'attesa e al taglio non segue mai il fotogramma che ci aspetteremmo, cioè non viene ripresa la donna di spalle che sta entrando nella stanza, ma viene ripreso un acrobata che salta su una corda, ecco, per dire. Ma questo non sempre, comunque tentativamente, non come arbitrio, e quindi qui non c'è niente di dadaista surrealista, ma seguendo quella volontà di sillogizzazione imprevedibile che aveva teorizzato Ron Silliman negli anni 70, scrivendo appunto The New Sentence, la frase nuova. Il glitch sicuramente sì, glitch in senso di distorsione, ecco, però interpretato in questo modo qui, quindi come per esempio scomposizione e riorganizzazione o esplosione delle microparticelle, per esempio, e quindi e questo ha anche un valore per certi aspetti implicitamente metatestuale, però è vero che c'è anche molta metatestualità, anche perché in questo libro, a differenza di altri, è molto forte l'elemento polemico nei confronti della politica, si è sentito, nei confronti della poesia, del romanzo, della metrica, e quindi di conseguenza ecco che c'è anche un elemento forte di discorso sul discorso, discorso sul discorrere. Cavalcanti è uno degli, forse è l'unico esempio, che un po' riprende diciamo una prassi che in rete avevo invece insistentemente praticato, di lavorare anche graficamente, quindi non considerando queste cose come testi, ma semplicemente come oggetti da guardare, del riuso di quegli incredibili, forse appartenenti più all'internet 1.0 che ha
tutto ciò che è seguito, aggeggi che servivano a scansionare un testo letterario per andare a controllare le isotopie, per andare a pizzicare le ricorrenze. E quindi semplicemente creando in realtà poi a volte dei nuovi testi abbastanza sconvolgenti o che comunque facevano, creavano dei rilievi, dei picchi che non hanno niente a che vedere né con l'io dell'autore, Cavalcanti ovviamente, né tantomeno con chi ne faceva nuovo uso, come il sottoscritto. E, qui c'è forse un tratto di gioco maggiore rispetto alle altre robe di cui ho parlato fin qui. Posso farti una domanda io subito? Come no? La mia domanda è questa, a parte che volevo... Anch'io ho trovato che la tua attività appunto di glitch art, piuttosto che no, come dire, in qualche modo c'entra e quindi qui c'è un glitch sul linguaggio proprio scritto. Però io più che glitch è un po' della generazione, diciamo così, del digitale, ci trovo anche il drop dell'analogico, cioè quando il nastro poi aveva dei buchi dentro e quindi in qualche modo si interrompeva e creava quelle cose che succedevano una volta con i nastri, adesso come siamo nel glitch col disturbo proprio digitale. No, la mia domanda è magari una domanda, come dire, infantile, ingenua, ma come si progetta un libro così? Lo dico per chi magari, cioè se c'è un progetto, se non c'è un progetto, un po' hai risposto diciamo così per chi ti conosce, che ha letto tutto quanto, o ti conosce e ha letto più libri tuoi, perché giustamente sia Gianluca che Massimiliano, ma eventualmente chi non avesse letto altri tuoi libri o comunque anche solo un solo libro, un libro così ha un progetto e come si progetta? Cioè come fai? Perché dalla sequenza, i numeretti, come avete detto, il 6 è diverso dal 7, perché il 6 interrompe il 7? Cioè il 6 si interrompe e a un certo punto passi al 7. Cioè, non è che ti voglio chiedere i segreti della tua arte, diciamo così, della tua no, tranquillamente. Arte, però è un po' una curiosità, perché magari uno che compra il libro dice: ma come fa uno a scrivere una roba così? Ma da dove parte? Adesso la metto brutta, no? Per dire. Quindi, invece, vabbè, è chiaro che ogni sequenza, come o capitolo, diciamo, eccetera, eccetera, è uno spettacolo a parte, almeno per me, ecco. Sì, no, poi, infatti, sì. Poi direi che Gianluca, insomma, per alternare, o se vuoi leggere tu, insomma, vedi tu. No, ma va benissimo, sempre, perché mi sembra sempre di parlare un po' troppo. Però grazie di questa domanda, ed è opportuna, nel senso che mi dà modo di spiegare che, in effetti, almeno per quanto riguarda tutta una serie di... ma forse tutti effettivamente i libri, più che l'architettura del singolo libro, tranne alcuni casi, l'architettura che a me interessa è quella complessiva, cioè del libro all'interno dell'arco di libri che ho bene o male messo in campo, che dovrebbero, quando appunto avrò ancora meno i capelli di adesso, essere diciamo raccolti sotto il titolo complessivo di Delle restrizioni, un po' paradossale perché non si restringe nulla, perché si squadernano una quantità di materiali. E quindi in base a questo, tutto quella, io lo chiamavo arcipelago, no? L'arcipelago di testi di oggettistica è stato segmentato in tre tranche, diciamo così. E uno di questi è questo libro qui. Quindi i materiali poi alla fine, nel momento in cui si sono selezionati, e veramente devo dire la verità, qui c'è un grosso lavoro inconscio, forse anche incosciente, ma è materiale che si è auto-organizzato nel momento in cui è stato selezionato. E quindi, diciamo, gli spezzoni li ho alla fine organizzati secondo un'architettura, a volte perfino banalmente tematica. Si inizia con la politica di Demo e si conclude con la beffa sull'idea di manifesto, con quel testo che si intitola appunto Festo, che chiude il libro. E dentro ci sta molta anche autobiografia, ci sta molta polemica e a volte le giunzioni tra un testo e l'altro non sono aleatorie, cioè si vede che per certi aspetti un testo potrebbe essere l'incipit del successivo. Altre volte no, altre volte c'è proprio un salto vero e proprio. Ecco, questo è lo svelamento dell'anti-architettura del libro.
Gianluca? O chiediamo a Marco di leggerci un pezzo, come vuoi. Ecco. Non ti sentiamo. Perché non lo sentiamo, perché lui le cose adesso più interessanti... Tu le cose più interessanti le dici al microfono. Le dico quando il microfono è spinto, esattamente. Esattamente in linea con il libro, perché anche il libro ha questi buchi, no? E per cui... Allora, no, dicevo, io avrei due domande proprio fulmine. E, una, ma di fatto un po' l'ho già anticipata, sarebbe... Qual è il ruolo della prima persona in questo libro e perché rispetto, cioè forse mi sbaglio, ma ho la sensazione che ce ne sia molta di più, no, rispetto ad altri testi, perché in questo libro più politico anche, più c'è così tanta prima persona. E l'altra domanda è, diceva prima Antonio che si era molto divertito a... No, anche a leggere tra sé e sé il libro, notavo una lettura di Paola Silvia Dolci, no, che è apparsa su Facebook, in cui anche lei a un certo punto improvvisamente scoppia a ridere mentre legge il libro, e anche a me è capitato di ridere. Cioè, c'è un ruolo del comico, dell'umoristico all'interno di questo libro e qual è, come si configura, diciamo, e come si configura all'interno della tua produzione? Allora, avendo, diciamo, un po' identificato nel tempo l'idea della solidità e della intenzionale programmazione delle reazioni del lettore, identificato queste cose con l'uso spesso della prima persona, o comunque dell'io, comunque del... Sì, sempre io e non soggetto, non parlo di soggetto, perché lo intendo in maniera totalmente sintonica con il modo in cui lo intendevano bene Lacan. Mi sono trovato nel tempo a così vedermi prosciugato questo che è rimasto semplicemente come un guscio, un osso di seppia, veramente un io che è semplicemente un'entità grammaticale. Un po' come il vocativo, adesso faccio l'esagerato zanzottiano, no? È una presenza grammaticale che è molto utile e che è totalmente svuotata, proprio veramente come un cucchiaio che svuota un vasetto, dalla progettualità autoriale, dall'idea che appunto lo specchio nasca integro e poi si frantumi semplicemente per occasionali evenienze biografiche. E quindi diciamo che il ruolo dell'io è semplicemente l'emersione del disinteresse completo mio per questo tipo di meccanica, per la meccanica programmante, per la meccanica ossessivamente assertiva, ecco. Invece l'altra domanda mi mette più in difficoltà, nel senso che come diceva Carlo Bordini, non posso fare a meno di essere comico. non riesco a... E questa è una cosa, per esempio, che è evidentissima, per esempio, in Emilio Villa. Adesso, ripeto, faccio dei nomi giganteschi per cui mi dovrei vergognare e sparire sotto il video, però, insomma, li faccio perché poi alla fine quelli mi vengono in mente. E quando Emilio Villa fa, per esempio, riferimento a tradizioni ultramillenarie e addirittura teurgie e esoterismi e robe del genere, spesso lo fa anche rovesciando immediatamente linguisticamente, quindi anche sul piano della realtà, quelle stesse asserzioni, ecco.
E lo fa proprio beffandosi alla grande di ciò di cui sta pure parlando e ciò di cui fa uso abbondante nella sua scrittura. È difficile non avere, a mio avviso, uno sguardo così dopo un Novecento che sostanzialmente non ha quasi fatto altro che appunto infilare i coltelli nelle crepe che già esistono nell'essere, non in ciò che abbiamo fatto per qualche motivo fortunatamente o fortunosamente noi. Sì, se posso dire una cosa, in realtà è l'effetto comico, cioè nel senso che penso che questo lui, perché io ci vedo un lui, no? Che trasmigra e viaggia nel tempo e nello spazio di una città, di luoghi vari, della politica, cioè sì, come si direbbe, diciamo così, a Milano si incasina da solo. Cioè, quindi di conseguenza, siccome tu da un certo punto di vista, insomma, sei d'accordo sulla frase che ha appena detto, su quella dopo lui si contraddice e tu ci rimani e ti viene da ridere, perché alla fine è proprio questo lui, adesso io dico lui, non lo chiamo un io o un soggetto, questo lui non va avanti e descrive il mondo, ma diventa un lui, una lei, un loro, un essi, eccetera, eccetera, creando una babele di punti di vista e di sguardi e di visioni, per cui e saltando poi da una cosa all'altra, esattamente come succede poi, adesso non voglio dire, però prendendo l'autobus, scendendo dall'autobus, fermandoti in un posto, poi ti cade un altro, ti suona il cellulare, sembra che sia un continuo, una continua, non si va avanti, in realtà si va molto avanti, perché poi chiaramente c'è un'intelligenza di fondo di un architetto, però in realtà sembra davvero molto intarsiato, molto complesso il percorso. Ho detto la mia, dai, ho finito. Ti passo, se vuoi leggere qualcosa, e poi non so, magari apriamo delle domande. Sì, allora, comunque mi dispiace prendere tutto sto tempo, però vabbè, il testo magari diamo qualche appunto assaggio a chi ascolta. E qui c'è il testo che contiene il titolo del libro, il testo è l'ottavo testo. Una vita di assonometrie, pasta madre, di ghiaccio secco, di scontistica, di concezioni, metodo antibrina, tortiglioni. Una vita di acconciature, una vita di foglie d'alluminio bullonate, una vita staccata da una vita staccata dalla realtà. La gente non sa cosa si perde, la gente manca di sapere molte cose, se questo lo venisse a sapere la gente, e gente l'ho assolto, ma ormai era troppo tardi, se questa gente sapesse, la gente lo sa benissimo, la gente lo ha capito, la gente lo vota, la gente non l'ho avuta più, la gente ha diritto a sapere di sapere. Questo che sto scrivendo è un testo approssimativo, non gli si deve chiedere di essere troppo preciso, non sono preciso. In alcuni casi devo per forza, non si chieda perché, sbagliare perfino le lettere, la loro successione, scrivere sircevere, scriere, così, sono approssimativo. Non mi sono mai curato della precisione, se entrambe le falde della camicia hanno un'eleganza, un'armonia, il fatto che la camicia a scacchi non va sotto un maglione a coste, che marrone e blu non si devono mai poi mai incontrare sullo stesso corpo, una volta perfino a casa. Così sono mediamente a metà tra il punto di mezzo e un altro non so quale dove spostato, ma sicuramente ancora né sull'altro lato mediano né su questo ortogonalmente. Una metà di discorso sta da questa parte, l'altra metà sta nello spazio tra sé e la prima metà. Sto disegnando la matita al lavoro. Non bisogna quindi fare molto affidamento su questo testo, che ha un larghissimo margine di errore, talmente largo che vi continua dietro, continua alle spalle del lettore, già lontano, remoto. 15. Ho scritto un romanzo di grande moralità, un libro di forza e profezia, in cui ho raccolto tutti i frammenti di forza e profezia che la moralità mi poteva dare. Con tanta moralità e profezia ho avuto la possibilità di pubblicare tanta forza, così come ci vuole tanta forza per essere morali e profetici. Di cosa si è parlato in questi anni recenti? Si è parlato di tenuta delle connessioni, di idraulica, di avvitamenti, di chiodi. Ebbene, come potete vedere, bene, qui io ho fatto tutte le connessioni, i tubi tengono e l'acqua passa, insieme al libro vi viene fornito un cacciavite per cui avvitarvi e avvitare quanto volete, il martello ve lo do io. Massimiliano?
Eccomi. Allora, io per riagganciarmi un attimo a quello che stava dicendo Marco prima di leggere, a proposito dell'io, che poi sulla sollecitazione di Gianluca, mi è tornata in mente una cosa che avevo citato prima, che è quella sequenza 5 in cui dice, leggo dei pezzettini, per un periodo della mia vita sono stato barista, per un periodo della mia vita sono stato assente, non mi trovavano da nessuna parte, in realtà stavo bene, poi sono tornato. Per un periodo della mia vita sono stato cinese, per un periodo della mia vita sono stato accanto alla finestra a guardare fuori, che tuttavia non c'era niente. Ora, se c'è, come dire, la possibilità di costruire una specie, mi viene così, la butto lì come definizione, una specie di contromitografia dell'io, cioè, meglio di così, mi sembra difficile scriverla. Insomma, cioè, in che modo si può usare l'io senza sovraccaricarlo di chissà quali valenze. L'altra cosa invece che qui vado alla domanda di nuovo a Marco c'è nella sequenza 9 una cosa che mi aveva abbastanza colpito una riflessione sullo spazio e il tempo e comincia a volte vengo colto dall'ispirazione e mi trovo a mio agio più nel tempo, mi trovo a mio agio più nel tempo che nello spazio. Ora la cosa continua, non la leggo, eccetera. È molto interessante perché dice lo spazio io lo percorro, mi ricordo perfettamente dove ho detto, dove ho fatto, c'è cioè questo io che parla, insomma, che non si sa chi sia, eccetera. Però nel tempo non mi trovo a mio agio perché io non ho memoria e quindi non mi ricordo, eccetera. Però, cioè, o meglio, mi trovo a mio agio perché mi ci perdo fondamentalmente, perché non riesco a tenere memoria, eccetera. Allora, la domanda è, stiamo davanti a una dichiarazione di impossibilità della narrazione? Nel senso, mettiamola in questi termini proprio molto schematici. La poesia è l'organizzazione dello spazio, no? Cioè, la scrittura non narrativa, ecco, che di poesia, insomma, è abbastanza impegnativo. Mettiamola in questi termini. La scrittura non narrativa, non esplicitamente narrativa, è l'organizzazione, la disorganizzazione, forse ancora meglio, dello spazio. Il tempo è la narrazione, la narratività. Allora, è una forma di dichiarazione dell'impossibilità, appunto, dello spunto narrativo, o meglio, del tirarlo in lungo questo spunto narrativo, del seguirlo costruendolo in maniera fluida, eccetera, in cui apparentemente naturale, a cui siamo abituati nel romanzo. Il domandone. Domandone, non ci avevo riflettuto in effetti a una possibilità del genere, ma direi appunto ecco che non era nelle mie intenzioni, però è interessante un'interpretazione. Fatto sta appunto questo il discorso, i due ultimi, le due ultime righe dicono il tempo è un mistero, lo spazio fa finta di non esserlo, è reprensibile. Ecco, se appunto la poesia è l'organizzazione dello spazio, quindi la poesia è irreprensibilissima, e non così la narrazione, o comunque diciamo appunto in una accezione diciamo, magari vasta e non stretta. E ci devo riflettere, questa è una buona domanda e non ho intenzione anche di chiuderla in una risposta che al momento non saprei neanche dare, quindi grazie a Massimiliano. Gianluca, cosa pensi? Massimo parla sempre senza microfono. No, ma lo fai apposta. Lo fai Perché apposta, però. non Perché lo fai. mi dimentico per evitare gli echi, eccetera. Certo. Allora, oggi leggevo un passaggio di Garroni, no? In Ricognizione della semiotica. E lo cito perché secondo me, diciamo così, può essere uno spunto di discorso. La poesia può essere considerata anche sotto il profilo di un comportamento linguistico operativo integrato, volto a riunire ciò che nella vita quotidiana si presenta di solito in forma più unilateralmente specializzata, spesso con un sospetto di scissione, e in ogni caso in forma non sistematicamente integrata. Quello che mi chiedevo è, questi testi che sono radunati qui possono, almeno nel senso di Garroni, essere ancora etichettati sotto diciamo così, la vasta etichetta di poesia,
oppure dobbiamo, per parlare di questo testo, rinunciare all'etichetta di poesia e appunto dire prosa in prosa, oppure dire prosa tout court, o scrittura di ricerca, trovare un altro... Cioè c'è un conflitto tra queste due cose, oppure si sovrappongono... Io ho come l'idea che ci troviamo in un passaggio lungo decenni e che si scrive e si descrive volta a volta in maniera mentre si sta facendo. Questo è anche il senso della ricerca, no? Cioè il fatto di mettere le rotaie man mano che il treno avanza davanti a sé. E, quindi è una questione, questa appunto, che non è nominale ovviamente, ma è anche nominale, che ci impegnerà ancora per anni. Non credo che né con i miei testi né con quelli di molti altri che stanno lavorando ovviamente in maniera assolutamente diversa e egregia, penso negli altri, ai sodali di prosa in prosa, come anche a chi invece non era nel libro ma che sta facendo grosso modo le stesse cose o le faceva da prima addirittura. E, io penso che si stia semplicemente costituendo un terreno possibile per non dover più necessariamente usare la parola poesia. Personalmente, per quanto mi riguarda, avrei molta difficoltà a definire tutta una serie di cose che scrivo in prosa, soprattutto ovviamente, a rubricarle ancora comunque sotto quella che etichetta che negli Stati Uniti è universale per poem. Però ecco, anche in questo caso io non me la sento di chiudere la domanda con un'affermazione stretta, ecco. Mi riesce veramente molto... È così, in questo caso tranchant, e vorrei invece mantenere questa fluidità perché fa parte, a me sembra, del panorama che ormai, a cui ormai ci ha abituato quella parte che a noi interessa, che continui del Novecento, che è quella che grosso modo inizia nel 1961, non soltanto con i novissimi, ma anche con i nuovissimi, e che continua ancora. C'è veramente, secondo me, dal punto di vista proprio fenomenologico, tantissimo da... anceschianamente moltissimo da indagare. Allora, io avrei una domanda per tutti. Perché faccio una domanda come da un po' da esterno rispetto, diciamo così, agli argomenti che poi banalmente, insomma, cioè che vengono sempre fuori, però che io ho conosciuto appunto da esterno. La parola poesia è un po' un tabù. Questa è la domanda, cioè nel senso che è un po' un tabù, nel senso che se uno non la dice più e dice e la chiama scrittura, la chiama, cioè rischia qualcosa, rischia di perdersi, rischia, cioè non so, è un po' come dire abbandona la moneta per passare al Bitcoin, scusate la cosa, cioè è un po', è una mia curiosità, perché io ho conosciuto un po' anche tutti questi libri, queste scritture qua, eccetera, eccetera, e sinceramente non me lo pongo il problema, forse perché magari negli anni precedenti la parola poesia non si... insomma, era un po' più... c'era più un jeans da mettere, tanto era diventato un po' un costume, un atteggiamento, poi pensate a tutto il movimento ideologico, cioè appunto... gusto, eccetera, cioè poesia, no? Cioè, per dire, non so, adesso è un po' un pericolo abbandonare la moneta per andare verso altri tipi di monete, cioè chi ci sgriderebbe se noi non la chiamassimo più poesia? È un po' una provocazione, ovviamente. Rispondo io per primo, ci provo. Vai. Allora, a me sembra che forse il problema maggiore stia nel fraintendimento che ogni volta questa parola si porta appresso. Ah, ecco. Perché se fermiamo 20 persone, non dico per strada, ma le fermiamo 20 persone a una presentazione come qui e le andiamo a interrogare, oppure a un convegno,
accademico, ci daranno 20 definizioni diverse di poesia. Normalmente dalla poesia ci si aspetta che ci sia il metro, che ci siano tutta una serie di ricorrenze ritmiche, sonore, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siano delle forme, ecco, mettiamo in questi termini. Ora, davanti a questi testi, questa roba qua, uno se la può anche andare a cercare, eh? Si può divertire così, e c'è chi lo fa. Io non so che quanto senso abbia farlo, tanto è che sono uno di quelli che dicono che sono nel termine poesia. Si potrebbe anche abbandonare, lasciarlo per quello che poesia è comunemente accettato come tale, e peraltro andare a cercare altre cose. Anna usava oggetti testuali non identificati, no? Come, rifacendosi un po' alla definizione degli UFO. Ecco, forse le termini scritture o come volete voi possono essere più ampie, più... più comprensive forse di tante altre cose che succedono. Però la mia sensazione da tanti anni, la mia insoddisfazione personale nei confronti del tema di poesia è più o meno, ho come la sensazione che succeda, come, stia succedendo, come se a un certo punto le arti visive, da un certo momento in poi, hanno smesso in larga misura di dipingere su tela, no? E la chiamavamo pittura. Molti artisti sono messi a fare altro, sono messi a fare i video, sono messi a fare le installazioni, eccetera, eccetera. Oppure anche, penso alla street art di oggi, eccetera. Vogliamo continuare a chiamarla pittura? Non dico la street art, perché lì almeno, come se, il pennello no, perché non credo, ma ci sia la bomboletta, ma il video è come se davvero continuassimo a chiamarlo pittura, e questo mi lascia, insomma, sono cambiate un sacco di cose e invece si continua a utilizzare il termine poesia. Probabilmente qui c'entrano, stavamo parlando giorni fa proprio con Gianluca, c'entrano anche definizioni che hanno a che fare col mercato editoriale, perché non possiamo far finta che non detti legge, insomma, e quindi tutto quello che non è romanzo, no, facilmente lo cataloghiamo come poesia. Però, insomma, è chiaro che il termine non, ormai non tiene più, perlomeno dal mio punto di vista. Dai Gianluca, dici la tua. Gianluca, dì la tua. Stavolta ho acceso il microfono in tempo. Da subito, ma l'unica cosa che posso dire è che sono completamente d'accordo con quello che ha detto Massimiliano, cioè non avrei proprio niente da aggiungere. Quindi potevo tenerlo spento, in effetti, il microfono. Marco? Sì, un po', anche per me è un po' così. All'esempio della pittura ricorro volentieri anche io, pensando al grandissimo, alla grandissima torsione proprio di sguardo, di sensibilità che appunto nella prima metà dell'Ottocento si è data con la nascita della fotografia e tutta una serie di equivoci per cui la fotografia era o esaltata perché una iperpittura o degradata perché non era in grado di non so cosa, di fare ciò che fa il pennello, mentre si tratta proprio di due cose diverse. Questa non identificabilità degli oggetti letterari, in realtà, a parte essere probabilmente il motore di tutta la letteratura da sempre, ma è anche un qualcosa di complanare, se non vogliamo istituire nessi causali, con questa straordinaria, strepitosa crescita e florescenza, ramificazione di codici, di linguaggi, di possibilità di espressione, di ritorno di senso, che appunto l'esperienza del senso, per tornare a Garroni, su cui questa esperienza del senso, della percezione del senso, della percezione del passaggio del senso, da parte nostra, in quanto umani, ha avuto modo di darsi con la seconda metà del Novecento, con tutta una serie anche di cambiamenti mentali legati ai cambiamenti e alle mutazioni tecniche, tecnologiche, cioè leggere davanti a un uditorio
negli anni 10 non è leggere davanti a un uditorio degli anni 90, no, degli anni 2000, e tantomeno leggere davanti a un uditorio immateriale come quello di, che c'è in questo momento, al di là del video. No, il discorso è forse un po' più complesso di come lo sto mettendo io, ma ho tracciato una linea un po', diciamo, una silhouette semplice, semplificatoria forse. Quindi, concludendo in qualche modo questa presentazione, dico che sono soddisfatto di quello che avete detto sulla parola poesia, nel senso che lo posso usare o non usare, ecco, questo è importante. È importante e non farsi dei problemi nell'usarlo. E voi magari ve ne dovete fare di più, però tutto sommato è poesia, ma è anche non poesia o rovesciando la parola, come farebbe Marco nei suoi glitch, diciamo così. Allora, io, se non c'è altro da dire, ci sarebbe molto da dire, però che invito tutti a comprarsi il libro, eccolo qua. La gente non sa cosa si perde, e per non andare dietro alla frase, per non perdervi qualcosa, compratevi il libro. Chi non ce l'ha, appare con malcelata evidenza un percorso da dopo la casa e qui c'è una lunga, se qualcuno di voi vuole prendere in carico questo commento di Mauro, questo scritto. Mi sembra tagliato, lo vado a cercare probabilmente su Facebook. Eccolo. Se vuoi te lo leggo. Sì, sì, no, lo vedo. Appare con malcelata evidenza un percorso da dopo la casa esposta, quasi tutti strettoie in rebus, shelter, eccetera, fino alla gente, non tanto verso l'antilirismo, ma verso la struttura alirica, come giustamente sottolineato Picconi. C'è in questo senso un ulteriore step programmatico nel passaggio dalla lirica alla semica, enciclopedia semica, il discorso portato avanti da Differs, oppure la semic writing è una forma poetica altra che tu pratichi in parallelo? Come si intersecano questi due percorsi nella tua ricerca? Grazie della domanda. Io la interpreto nel discorso della semic writing come qualcosa di assolutamente laterale rispetto in questo, trovandomi non allineato con alcune posizioni di chi negli Stati Uniti, in Canada, eccetera, poi fa in pratica la semic writing in posizione diversa, mi trovo io. Ecco, io considero la semic writing un qualcosa che attiene all'ambito strettamente visuale, visivo. Quindi per me non è un testo che semplicemente è arrivato al limite estremo della messa in crisi del senso, ma è proprio un'altra cosa. È come se uno, appunto, riprendesse, cioè, non i colori e i pennelli, ma, non so, un'operazione visiva di altro genere, che sia fotografica o qualcos'altro del genere. Quindi, non è, diciamo, si stacca a un'altra... Ecco, adesso vedo molto interessante quello che dice la nostra amica a proposito di quel che diceva Massimiliano sulla poesia. Bill Viola e Yannis Kounellis si definiscono pittori, sì, perché è probabilmente un sinonimo di artisti. Esatto, anche secondo me, certo. Poi vabbè, lì magari è una scelta di carattere, come dire, più... come si può dire, uno può definirsi come vuole, giustamente Bill Viola può dipingere col video e di conseguenza un pittore. Detto questo, ci sono altre domande da parte del pubblico, se no noi chiudiamo, perché stare nell'ora è sempre una bella cosa, sembra una frase presa da... Io vi ricordo La gente non sa cosa si perde, e vi ricordo anche che lunedì prossimo saremo in compagnia sempre di Gianluca Picconi e di Francesca Santucci con Michele Zaffarano, che leggerà, quindi si paleserà in video questa volta, dal libro edito da Tic Edizioni, Carlo Bordini, Poesie color mogano. Non dico altro, vi do appuntamento lunedì prossimo, spero di non chiudere brutalmente. Marco, posso chiudere? Mi dai tu il permesso? Perché no, questo è, no, il regista, di solito. Lo dico perché regista, io faccio io la cosa, saluto e mi ha fatto piacere, ma sì, insomma, incontrare per la prima volta, almeno per me, Gianluca Picconi, di cui ho solo letto qualcosa, non tutto, ma poco, e Massimiliano Manganelli, che è comunque un nostro complice fin dall'inizio,
per cui noi ci commentiamo nel frattempo, aspettando da un lunedì all'altro. Allora, grazie Marco. Grazie a voi. E grazie a Massimiliano e grazie a Gianluca. Li leggo così nell'ordine dei loro video. Vi saluto, vi auguro ancora una buona serata e a lunedì prossimo, quindi a tutti quanti che ci avete ascoltato qui su TikTok, parliamo Talk, esatto, di Tic Edizioni. Ciao a tutti. Ciao, grazie ancora.